Ciao Giorgio, sono Mr. Forex, ancora una volta in linea con un Ciao. nuovo video. Ciao, ciao a tutti. Dunque, situazione del mercato abbastanza piatta. Abbiamo un range giornaliero sull'euro-dollaro di 40 pip, se non erro, e sulla sterlina, lo vado a vedere subito, intorno ai 41 pip. Io ho effettuato un ingresso su dollaro americano contro yen, ho tenuto duro fino adesso, purtroppo mi trovo a ridosso di una notizia, vediamo cosa succederà e prenderemo le adeguate misure rispetto a quello che sarà il movimento della quotazione su questo cross. Giorgio, mi dicevi che tu oggi non hai fatto ancora nulla? No, perché abbiamo oltre l'Italia chiusa, sono chiuse anche Hong Kong, Cina, Nuova Zelanda, quindi non abbiamo avuto neanche gli impulsi, della notte. E abbiamo avuto un po' di volatilità su euro-dollaro questa mattina, alla notizia dell'abdicazione di Juan Carlos in Spagna, che sembra che voglia abdicare in favore del figlio. E non è un cambio di governo, ma insomma è sempre una cosa potenzialmente destabilizzante, anche se probabilmente fra 2 ore nessuno si ricorderà più. E poi abbiamo avuto il CPI tedesco che si è confermato negativo, uscito alle ore 14. Adesso, fra pochi minuti, anzi fra un minuto, abbiamo l'ISM manifatturiero degli Stati Uniti. Staremo a guardare le attese sono per un dato leggermente superiore al precedente. Quindi andremo a vedere la mia posizione che fine farà. In ogni caso, visto che l'operatività ancora è ridotta ai minimi termini, stavamo pensando di parlarti di due argomenti secondo noi molto interessanti, molto importanti, che sono dare la giusta importanza a tecnica o a psicologia. In merito a ciò io mi sono già espresso tempo fa. Sono dell'idea che la psicologia è nettamente più importante della tecnica per quanto riguarda il fatto di essere profittevoli o meno in questa professione. Mi ha già chiuso l'operazione in guadagno perché è esploso verso il basso, Come da attese, tra l'altro, direi. un profittino di un cavolo perché avevo messo il take profit. E questo ad esempio è il risultato che c'è tra psicologia proprio e tecnica, perché non mi sono fatto prendere dalla paura di chiudere la posizione nonostante il fatto che fossi in perdita di un 30-35 euro. Tra l'altro io e Giorgio ci eravamo confrontati su quello che avrebbe fatto da qui a poco lo yen. Ho tenuto aperta la posizione. Complice anche la notizia, sono riuscito a chiuderla in positivo e a recuperare tutto il terreno che avevo perso e che mi era costato una lunga fase di circa mezz'ora in negativo. Quindi ancora una volta, Chiusa a dimmi. Sì, 102,14. chiusa, avevo messo il take profit proprio all'obiettivo di prezzo che ci eravamo posti. E vabbè, il prezzo ci è arrivato in un secondo subito dopo le 4, appena è stato emanato il dato, e basta, operazione chiusa, e adesso vedremo se ci sarà qualche altra occasione. Comunque, in merito a tecnica e psicologia, quindi stavo dicendo, io mi sono già espresso a favore della psicologia, non mi sono mai confrontato con te su questo argomento, quindi mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi. Ma guarda, io vorrei prendere ad esempio proprio l'operazione che hai chiuso adesso, perché questa operazione probabilmente si sarebbe chiusa in stop loss se non avessimo condiviso in questo caso una serie di pensieri sia tecnici dati dall'esperienza e sia psicologici.
Io vorrei rispolverare la vecchia, la famigerata regola dell'80-20, no? A parte il fatto che, come dicevamo negli scorsi appuntamenti, non esiste una regola valida per tutti quanti, scusate, una strategia valida per tutti quanti, ma ognuno deve sviluppare la tecnica con cui si trova maggiormente in sinergia. La tecnica ricopre il 20% del successo nel trading, l'80% purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, è ricoperto dalla psicologia. Qui uno che nella stessa nostra situazione, visto la forza con cui dollaro-yen è andato a rompere la Bollinger superiore, probabilmente avrebbe chiuso stop loss che aveva già fissato oppure manuale sul panico, e invece la psicologia appunto di essere entrati con una size adatta, prima cosa. Seconda cosa, l'esperienza avuta negli scorsi anni e la tenuta psicologica ha fatto sì che l'operazione da negativa si girasse in positivo. Quindi sono perfettamente d'accordo con te e appunto la regola dell'80-20 è sempre valida. Tra l'altro io ero entrato su una barra di inversione che faccio vedere in questo momento e ci eravamo accorti che lo yen aveva rotto diversi livelli per cui ci aspettavamo comunque un ritracciamento. Poi come dici tu, su 4 ore eravamo molto al di fuori delle bande di Bollinger e tipicamente il prezzo quando va parecchio al di fuori delle bande di Bollinger tende a tornare sulla banda, in questo caso sulla banda superiore. In ogni caso, più argomentazioni ci hanno indotto a tenere l'operazione oltre il limite che ci eravamo prefissati per vedere che cosa poteva accadere. E tra l'altro, cosa importantissima che tu hai già detto, sono entrato con mezzo lotto e non con un lotto come di consueto, anche perché il conto che abbiamo aperto è di 1070 euro, quindi non è un conto che permette di entrare con un lotto. E anche di questo io e te, Giorgio, ci eravamo parlati venerdì, individuando come massimo lottaggio per operazioni molto brevi proprio il mezzo lotto. Io mi sono attenuto a ciò che ci siamo detti e questo mi ha permesso di tenere l'operazione più di quello che avrei dovuto fare, anche perché comunque la perdita era sopportabilissima, quindi non faceva male. Esattamente. Quindi Intanto l'ISMA è uscito peggio delle previsioni e peggio di quello dello scorso mese, e qui mi vorrei riagganciare al fatto per cui io almeno non so, Mr. Forex, io non trado sulle notizie è perché a dati simili può corrispondere un movimento inverso. ah sì, questo assolutamente. Beh, io non trado mai, tendo a non tradare mai a ridosso delle notizie e subito dopo, purtroppo ogni tanto, ci si trova a doverci confrontare anche con notizie. Io ho aperto la posizione intorno alle 3 e la notizia c'era alle 4, quindi sono dovuto rimanere in posizione per circa un'oretta e purtroppo sono cascato all'interno della notizia. Purtroppo, per fortuna, in questo caso per fortuna, perché la volatilità che c'è stata mi ha permesso di chiudere senza quasi nemmeno accorgermi la posizione, e meno male che avevo inserito lo stop loss. Ma Niente. secondo me ti eri messo d'accordo con chi sviluppa l'indice ISMA, sapevi già tutto. Beh, sai che le notizie servono anche ad ottenere i movimenti che si vogliono ottenere dal mercato, quindi avevo notizie privilegiate ed ero dal lato giusto, se così si. Beh, Abbiamo scoperto oggi che sei un insider. d'altronde se tu vai a vedere tutte le previsioni che sono state fatte con l'Orange Indicator, spesso e volentieri sembrava che anticipassi i movimenti di mercato e che fossi io uno di quelli che, insomma, un market maker. In realtà non è assolutamente così.
Mi dicevi che secondo le tue previsioni saremmo costretti a vedere questi movimenti miseri fino almeno a giovedì, poi tra l'altro venerdì c'è il non far payroll. Io credo proprio di sì. Se andiamo a guardare un grafico, io ho davanti in questo momento il grafico giornaliero, vediamo che euro-dollaro si è aggrovigliato totalmente intorno alla media mobile 200 giornaliera, mentre il cable veleggia intorno ad un supporto importante, quindi presumo che non si discostino molto da questi punti fino a giovedì. Comunque, fino a domattina avremo un trading, un grafico abbastanza calmo, poi domani abbiamo l'inflazione tedesca e altri dati importanti mercoledì, se non ricordo male, sulla sterlina, scusate. E poi giovedì abbiamo la BCE, vedremo Draghi se interviene e come interviene, e poi non finisce ancora perché venerdì abbiamo i non farm payrolls, che solitamente sono sempre un appuntamento degno di nota, tranne l'ultima volta, e venerdì vedremo, insomma. Ecco, ho appena inserito la media mobile a 200 per far vedere come siamo messi sul giornaliero. Tra l'altro è leggermente diversa dalla piattaforma che utilizzavo prima. Io in questo momento, non so se me lo confermi, ma sul giornaliero sono al di sotto della media mobile. Guarda, io ho una 200 esponenziale sulle chiusure e il prezzo è leggermente sopra. C'è una bella differenza allora, perché anch'io ho inserito l'esponenziale a 200 sulle chiusure e invece sul giornaliero sono appena sotto, perché la media mobile in questo momento è intorno a 1,36,53, invece noi siamo 1,36,21. E questa è la Io differenza. ce l'ho 1,36,20 netto e in questo momento il prezzo è 1,36,21. Questa è la differenza che c'è tra un broker e l'altro. Tra l'altro noi abbiamo scelto un broker ECN e stavamo commentando prima dicendo che tipicamente, tra l'altro ho avuto anche uno slippage di mezzo punto sull'ingresso, stavamo proprio dicendo che Sull'ordine pendente. sì, stavamo dicendo che tipicamente gli ECN hanno dei movimenti di prezzo che sono abbastanza nervosi e strappano frequentemente. Quindi stiamo a vedere che cosa succederà da fine settimana alla fine, perché già giovedì mi aspetto dei buoni movimenti che poi venerdì saranno forse esponenzialmente più grossi alle 2:30 quando ci sarà la notizia del non farm payroll. Giorgio, altro? Ah, per oggi i giochi presumo che siano fatti perché tutti i dati sono usciti alle 17:30. Abbiamo l'asta dei buoni del tesoro americani 3 mesi e 6 mesi, ma che non dovrebbero influenzare eccessivamente il discorso. E a questo punto, come dicevamo prima di giovedì, non prevediamo escursioni di prezzo degne di nota. Per cui, se tu sei d'accordo, io darei appuntamento direttamente a giovedì e seguiremo in diretta la conference di Draghi. Sono d'accordissimo. Per cui niente, ci risentiamo giovedì. Noi normalmente facciamo i video, realizziamo i video intorno alle 3 e sono sicuro che anche questo video sarà un video che ti sarà non riesco neanche a parlare, di enorme aiuto, anche perché Utilità. sì, utilità, perché i concetti che esprimiamo non sono concetti astratti e teorici come quelli che si possono trovare su internet, ma sono concetti che poi applichiamo tutti i giorni nella quotidianità della nostra operatività. Quindi con questo direi che è tutto. Ci risentiamo giovedì con un altro video e con
qualche operazione in diretta. Ciao Giorgio, ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti, a giovedì con Draghi. Ciao.